treni che volano sfiorando i binari senza toccarli, arrivando a velocità supersoniche. Non c'è solo il Giappone sulla frontiera dei treni a levitazione magnetica, anche l'Italia gioca un ruolo, per ora sperimentale, su questo versante. È il caso di Hyperloop, il treno sottovuoto ultraveloce che, al netto delle difficoltà sul versante statunitense, potrebbe arrivare come sperimentazione in Veneto. Ma anche un'altra startup trevigiana, la Aerolev, fondata da Adriano Girotto di Spresiano, che ha ideato dei pattini magnetici che potrebbero far correre per la prima volta al mondo i treni su rotaie già esistenti. Una tecnologia che promette di diventare realtà nel giro di pochi anni con investimenti contenuti. Una dimostrazione alla Letexpo, Salone Internazionale della Logistica a Verona. Fondatore di una società visionaria che potrebbe portare il trasporto magnetico nei treni. Assolutamente sì, qui ne abbiamo una dimostrazione. Questo è il primo veicolo al mondo che riesce ad adottare la levitazione magnetica in binari esistenti, quindi in tratte frequentate, possiamo dire così, da treni abituali come li conosciamo oggi. Voi già lo state utilizzando e sperimentando? Come è stato impiegato fino adesso questo brevetto? Noi siamo riusciti ad impiegarlo oltre nei prototipi ferroviari che abbiamo anche fatto vedere in passato, che vi faremo vedere anche oggi, siamo riusciti a impiegarlo anche in altre applicazioni, applicazioni civili, in ambito architettura ad esempio, per muovere grossi serramenti. L'abbiamo utilizzato negli ascensori per abbattere i consumi e l'usura delle guide degli ascensori, quindi ridurre i costi di manutenzione, eccetera, eccetera. E l'abbiamo utilizzato anche in ambito industriale, per muovere dei carichi all'interno delle aziende. Quali sono i vantaggi invece di questo sistema se fosse applicato alla rete ferroviaria? Allora, abbiamo innanzitutto del risparmio energetico, una grossissima riduzione del rumore, anzi un annullamento del rumore, e soprattutto anche un risparmio in termini di manutenzione dell'infrastruttura, perché questo veicolo qua non usura le rotaie, galleggiandoci sopra non le tocca e quindi non le usura. Un brevetto italiano, primo mondiale, che sembra più sostenibile di quello che c'è sul mercato attualmente. Ma lo è assolutamente, visto e considerato che riprende rispetto a tutte le leggi della fisica, e qui con la levitazione evitiamo il grande tema dell'attrito, che è quello che poi ci dà il dispendio energetico, quindi l'efficienza energetica la si ottiene riducendo l'attrito con la levitazione. C'è già un progetto veneto che in teoria dovrebbe partire al 2026 di questi treni ultraveloci per l'interporto di Venezia e Padova. Come sta andando? Ma questa è una partita che sta seguendo direttamente la nostra CAV, nel senso che è un progetto assolutamente sperimentale, è un progetto, diciamo, di visione. Ad oggi ancora non esiste neanche il materiale rotabile, però devo dire che questo tema della levitazione siamo tutti convinti che sia assolutamente il futuro.